Eccoci qua, buongiorno e benvenuti. Siamo nella sede della Fondazione Casa di Risparmio di Gorizia. Vi chiedo un piccolo applauso giusto per salutarci. Qui ci stanno riempiendo, caro Eugenio. Buongiorno, siamo in diretta televisiva. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno guardando sia in televisione che in streaming. Perché la cosa bella è che le società che parteciperanno alla finale, che oggi noi andiamo ad aprire quasi ufficialmente, perché poi l'apertura ufficiale ci sarà domenica alle 18.30 al Palabigot. Eh, da Firenze eh, possono guardare questa nostra presentazione ufficiale qui, qui presso la, cassa, la Fondazione del Presidente, che ringraziamo per l'ospitalità. Andremo subito a passare la parola al Presidente. Intanto però chiederei, Francesco, no, no, le, io vi passerò il microfono perché così vi sentono anche da casa. Tanto voglio dire, non occorre qui l'amplificazione perché ci sentiamo, giusto, Presidentissimo? No? No, abbastanza. No, assolutamente no. Allora, come dicevo. Siamo sia in diretta televisiva che streaming, siamo a presentare le finali di Gorizia e di Monfalcone, grande evento che rientra nella finale nazionale ampia che noi definiamo la grande finale Friuli Venezia Giulia che il presidente Crotti e il comitato nazionale il settore giovanile della FIP ci ha assegnato anche per quest'anno quindi faremo la finale elite valevole per la Coppa Italia intitolata Mario delle Cave caro Eugenio, da domenica iniziamo con la cerimonia fino al 19 finalissima al Palabigot e giocheremo i primi tre giorni a Mofalcone e quindi da giovedì tutto a Palabigot ma poi lo spiegheremo questo inizierà la settimana che entra quindi da domenica Gorizia Mofalcone centro della Palacanestro nazionale e poi dal 26 di maggio lo Scudetto a Udine grande grandissimo evento che quest'anno abbiamo provato anche a fare ancora più in Grande stile allestendo un palazzetto vero e proprio de dentro la fiera di Udine e di Gorizia, proprio per essere in, in tema. Allora, noi abbiamo creato una piccola clip che abbiamo utilizzato alla casa di risparmio di Udine quando abbiamo presentato le finali di Udine. Eh, C'è il logo di Udine, manca il logo di Gorizia, ma è la stessa cosa. Diciamo che la grande mamma è sempre quel. No, 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 un po' sì, no, no, no. no, no. No, no, lungi da me, anche perché sono un mio amico Diego, mi taglio il saluto. No, no, pari dignità. Eh, Francesco, facciamo vedere un attimino, così non si arrabbia. No, no, ma qui siamo in ambiente sportivo, presidente. Se non si scherza, metti anche, se ci piazzi anche l'audio, siamo tutti contenti. So I make it harder. Don't hold back. think about it, so many people do. Be cool and look smarter. Don't hold Come vedete questi sono tutti gli attori che ci aiutano nella, a livello istituzionale, questi sono invece i nostri amici più importanti eh, che ci appoggiano. Ecco, e poi il canale chiaramente televisivo che farà tutto e eh, le società ardite a Falcon Star senza le quali non avremmo potuto assolutamente neanche ipotizzare di eh, sostenere uno sforzo, uno sforzo organizzativo così grande. Quindi io ringrazio fin da subito sia la Falcon Star che la Dita. La Dita poi se dovete arrabbiarvi con qualcuno prendetevela con Diego, è colpa sua se non funziona qua. Allora, eh, subito la parola, fatto questo proambolo, dottor Gian, eh, Gianluigi Chiozza, presidente della Fondazione Carigo Vengo io lì e le, do, le passo il microfono per il saluto ufficiale e la ringrazio fin da ora. Grazie. Grazie a tutti, mi fa molto piacere presenziare a questa presentazione anche perché tra l'altro è la prima o una delle mie prime uscite da presidente della fondazione, sono stato nominato una settimana fa, per la verità non sono neanche ancora ufficialmente insediato, ci troviamo in una... Originale copresenza con l'Avvocato Bizzi, che è stato presidente per molti anni di questa fondazione. Mi fa molto piacere che, che noi partecipiamo sostenendo questa iniziativa anche perché. Gorizia la mia generazione in particolare ma non solo è cresciuta a Pane Basket era veramente uno sport lo sport di Gorizia e sarebbe molto bello che riuscissimo a, a riportare ai fasti di un tempo lo sport in questa città e in questa provincia. Ci sono società sportive come Falcostaramo Falcone o Ardita vedo qui il presidente Falzari. A Gorizia, che, che fanno ogni possibile sforzo e credo che tutti insieme dobbiamo far sì che i nostri ragazzi ricomincino a giocare a basket, appassionarsi e possibilmente portare anche qualche squadra a un livello alto. Eh, credo che la fondazione abbia questo principio compito di sostenere tutte le iniziative che ci sono, particolarmente rivolte ai giovani, particolarmente rivolte allo sport. Tra l'altro nel nostro Consiglio di amministrazione abbiamo eh, eh, Franco Deveta che ha giocato ad alti livelli a basket. Abbiamo Roberto Collini, giornalista sportivo che credo tutti conosciate, quindi credo che anche loro faranno molto perché un'attenzione particolare venga rivolta a questo, a questo mondo che del resto è, è, è anche la fucina e il futuro della, del nostro territorio. Quindi grazie a voi per gli sforzi che fate per questa organizzazione e per portare nella nostra provincia un evento di tale importanza. Grazie, Presidente. Eh, sì, non dimentichiamo, eh, qui mi rivolgo chiaramente al papà dello sport in questa regione che è il Presidentissimo Brandolin, no, me la faccio parlare per ultimo lei, No, si, fermo lì, no, ah deve andare, prego, vi, allora qua, che sono 32 squadre che arrivano Presidente in questa regione da oggi fino a fine mese, 32 squadre, vuol dire circa 700 atleti con famiglie e quant'altro, alberghi riempiti, palestre strapiene, insomma io credo che, come diceva lei, è un grande evento sia per quanto riguarda la nostra tradizione che è una tradizione di cui dobbiamo essere orgogliosi per quanto riguarda il basket sia per quanto però riguarda anche il movimento alla ricaduta. Presidentissimo ma io intanto Beh, sono, vengo male, dai, sono vecchio eccetera intanto io vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto, sono di corsa ma sono voluto venire qui oggi per dire alcune cose intanto ringrazio la fondazione per la disponibilità, faccio gli auguri al neopresidente. Come dire, e so che sarà così: di essere sensibile al nostro movimento, ma anche ai bisogni del nostro territorio, così come è stato il precedente presidente e il consiglio di amministrazione precedente, che ringrazio qui pubblicamente per l'ennesima volta. A lei gli auguri di buon lavoro per il nostro territorio. Saluto anche il rappresentante del settore giovanile della Federazione, Salutami Gianni, che vedremo a Udine, giusto? Domenica Pro il 26 e che saluto anche lui volentieri che ho conosciuto ovviamente nella veste di Presidente del CONI. Alcune brevissime considerazioni. Primo, si diceva della partecipazione di quanta gente verrà, atleti, dirigenti, genitori, accompagnatori nella nostra regione. A questo proposito io ho sempre ritenuto, ma neanche questa volta non è avvenuto, che la delega allo sport della regione Friuli-Venezia Giulia nella Giunta dovrebbe essere accompagnata da Delega al Turismo, proprio perché nella nostra regione eh, lo sport è stato capace di portare grandissime manifestazioni, da sempre, non da due o tre mesi che sono io Presidente regionale, ma in particolare in questi ultimi anni è mio preciso impegno di continuare su questa strada. Per cui io cercherò magari di capire e di vedere se è possibile finalmente mettere insieme le due deleghe, la delega allo sport, la delega al turismo, proprio perché queste grandi manifestazioni hanno bisogno, come dire, della copartecipazione di, della cassaforte finanziaria che è ovviamente la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. La seconda, per quanto riguarda il basket, qui ci conosciamo tutti, in particolare nella nostra provincia, io ho sempre, come dire, eh, ricordato che il compito nostro della Federazione del Comitato Olimpico è quello di sostenere le società di base per far fare attività ai nostri giovani. Questo è il compito preciso che io ho sempre portato avanti quando ero presidente provinciale di Gorizia e che continuo a portare avanti a livello regionale. Per arrivare ai livelli nazionali, così come fino al 98 avevamo a Gorizia per quanto riguarda il basket, quindi parliamo di 15 anni fa. Ovviamente o troviamo degli sponsor e degli appassionati, o altrimenti con le istituzioni non è possibile mantenere una squadra né in A1 né in A2 né in B1. Abbiamo già visto eh, come dire, fallire società nella nostra provincia, nella nostra regione. Mi auguro che la CEGAS di Trieste, che è l'unica società di livello, possa avere la forza di continuare l'attività in A2. Per spiegare che le. Dopo lo parleranno gli amministratori, insomma, siccome sono stato anch'io amministratore, lo sono anche adesso in un certo senso, so benissimo che a quei livelli o si hanno appassionati, sponsor e privati che sostengono l'attività o altrimenti è impossibile pensare che un'amministrazione di qualsiasi tipo, bianca, rossa, verde e blu, possa mantenere una squadra in Serie A. Per cui Presidente la ringrazio per lo sforzo che farà per il nostro mondo. Sottolineo che importante sarebbe come dire, eh, accompagnare sempre l'attività del nostro settore giovanile. Ultima considerazione è questa. Vi ringrazio perché il Movimento Sportivo del Basket nazionale avrà l'occasione sia a Gorizia e poi anche a Udine ma io parlo per Gorizia che sono Presidente regionale ma come dire, sono, non posso far finta di essere ovviamente partigiano per, mia, per il mio territorio Conosceranno un bellissimo territorio, conosceranno un'ospitalità, in tutta Italia ci sarà, ma qui da noi è molto particolare e precisa. Terzo, avranno l'occasione anche di vedere bei impianti, in particolare il Pala Bigot di Gorizia, che io sono contento possa essere riaperto per una grande manifestazione di basket. Per questo ringrazio la federazione. Ringrazio le due società della mia provincia che si accoleranno l'onere dell'organizzazione. Eh, vedremo in qualche maniera di starli vicini. Io verrò a vedere qualche partita perché, proprio, mi piace vedere il palasport bigotte in particolare con gente. Perché quando l'ho visto vuoto, quasi vuoto, come dire, mi, mi faceva male il cuore. E quindi, sono contento che lo, il mondo dello sport, del basket, in particolare nazionale, riscoprirà una sua casa, che è il Pala Bigot, la città di Gorizia che è sempre stata culla di tanti baschettari. Grazie e buon basket a tutti. Vi saluto e mi scuso ancora. Ciao. Grazie mille al presidente Brandolin. Parole sante, Gorizia non abbiamo scelto a caso. Quando, quando il presidente Crotti mi ha insomma, proposto, ci siamo confrontati su questa nuova avventura da percorrere insieme, io ho subito chiamato Diego per coinvolgerlo, ho trovato chiaramente grande entusiasmo per Gorizia, non può non avere la palla Ho chiamato gli amici di Monfalcone, ci hanno messo 10 secondi per dirmi di sì perché Monfalcone, anche loro, anche voi, dopo ne parleremo, Reduci da un'esperienza traumatica, non può non avere la grande palla Allora, eh, dopo magari però ne parlerete voi direttamente. Dottor Alessandro Vascotto, assessore allo sport del comune di Gorizia in rappresentanza dell'amministrazione padrone di casa. Eh, grazie, grazie a tutti. Eh, velocissim velocissimamente perché eh, voglio lasciare spazio agli altri diciamo che come ha detto il nostro eh, ex presidente provinciale Brandolin eh, che ha fatto carriera adesso anche eh, la, il, il fulcro della basket Gorizia si eh, focalizza sul palabigotto Palla Bigot che io come nuovo assessore, qua siamo tutti nuovi da quello che ho capito, quindi ben venga la novità e ben venga la voglia di fare perché al di là dei problemi ci sono sempre le soluzioni. Comunque dicevo che Palla Bigot per Gorizia è una bella rosa ma una rosa non è, è con le spine purtroppo. E, e per la bigotta, tutte le spine mi fanno ancora male, vero? Fanzari mi fanno ancora male queste spine, però grazie, grazie a tutti quanti che siete qua oggi e credo che il, dopo una, un anno di patimento questo sarà sicuramente un buon punto di partenza per le strutture che a fatica è stata inaugurata l'anno scorso per l'ennesima volta, ormai una, una storia infinita. Però... Eh, una, una, una cosa che mi piace molto e che sto cercando di fare eh, appartenendo un po' al territorio in generale, non solo di Gorizia, mi piace che Monfalcone eh, sia compreso in questo torneo di basket, perché eh, è uno dei miei eh, programmi eh, personali: quello di eh, trovare unione, maggiore unione fra le due città perché c'è stato un po' di maretta negli anni passati, ma io credo che ormai è ora di lasciarci i confini alle spalle e di guardare il futuro unendo le forze per fare veramente coalizione a livello della provincia, che poi sicuramente passo la parola. Grazie. Grazie Assessore. Prima di sentire anche la provincia, eh, chiaramente la voce anche di Monfalcone, perché mi sembra che a Monfalcone ci sia giunta, e quindi Claudio Seardi, dirigente responsabile storico della Falcon Storico. Insomma, dirigente responsabile storico sa di Vecchio, no? E qui vecchi non ce ne sono, perché la canestro è uno sport giovane. Vieni tu a portare cortesemente il tuo saluto e il saluto della tua città a questa manifestazione e della tua amministrazione, anche sì. allora ringrazio eh, a nome del comune di Monfalcone e Staranzano, perché noi ci chiamiamo Falcon Star, però Falcon sta per Monfalcone Star per Staranzano. Purtroppo però il sindaco e l'altro assessore erano impegnati in giunta per cui mi hanno detto di portare il saluto anche loro. Però io sono estremamente contento di essere qua oggi perché dato le, le vicende che abbiamo attraversato l'altro anno e siamo riusciti con notevole sforzo a mantenere 250 ragazzi a fare basket. La, eh, ci ha creduto anche la nostra federazione che ci ha fatto fare il campionato di Serie C. Siamo arrivati i primi adesso, abbiamo perso l'ultima partita, però vedremo come andrà a finire. Però siamo estremamente contenti perché vuol dire che la federazione e tutti quanti hanno fiducia in noi perché siamo riusciti a mantenere la, una società che era eh, in serie B, che, però, non so se arriveremo in serie B, visto che gli aiuti sono sempre sempre sia dalle amministrazioni che sono sempre là neanche per prendere delle lampadine diciamo perché i problemi sono questi eh. però eh, noi abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta fino adesso e eh, visto che trovo il nuovo presidente eh, ho fatto l'altro giorno la domanda perché ho messo dentro <ride> ho messo dentro il progetto di, di, di noi faremo camp estivi e anche, finali, e anche queste finali, che non è che il buon amico qua ci ha detto: Guardate, io vengo, però a costo zero. Va bene, abbiamo detto: No, però ci vorrebbe anche un aiuto se è possibile. Quindi, io ringrazio nuovamente per la fiducia che avete dimostrato nei nostri confronti e quindi ci vedremo e cercheremo di fare il meglio possibile. Grazie. Grazie, il messaggio è chiaro, no? Mi sembra? <ride> Ma fa parte, fa parte del gioco, assessore. nuova anche lei, se non sbaglio, allora, assessore, non voglio sbagliare il nome. Io anch'io ho un nome di, cognome difficile, quindi se sbaglio non, mi, non si arrabbia. Verna Tomsic, dico bene a lei, assessore. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi fa veramente molto piacere essere oggi qua. Anch'io da una settimana, assessore provinciale allo sport. Io pur arrivando dal mondo della cultura ho seguito nel mio piccolo anche il mondo sportivo, che trovo che sia veramente entusiasmante, sfrizzante, pieno di energia. E partecipare a questi eventi eh, sportivi e vedere specialmente il mondo giovanile, in questo caso vedremo appunto l'Arde 19, mi fa molto piacere, sicuramente verrò a eh, vedere le partite. Da giovane le ho seguite, seguivo gli Adran, eh, intanto quello, eh, però con scolardita, ho degli amici anche appunto in questa associazione mi fa molto invece molto piacere eh, dal punto di vista da provinciale che ovviamente queste due città sia Gorizia e che siamo Falcone avranno la possibilità di appunto ehm, avere questo evento così importante come giustamente ha detto prima il presidente Brandolin eh, in questo momento eh, abbiamo veramente una situazione molto difficile, lo sappiamo tutto per quanto riguarda i contributi eh, però è un evento sportivo come lui bene ha ribadito, non è solo un evento sportivo in sé, ha una ricaduta sul, sul, su, sulla popolazione in vari ambiti, non solo quello turistico ma anche enogastronomico, per cui eh, veramente bisognerebbe pensare molto bene a fare una rete e a mettere un po' questi assessorati insieme. Eh, la provincia di Gorizia è sempre stata molto mh, vicina al mondo sportivo in eh, tutti questi anni, lo sarà anche in avanti. Promesse grandi non le possiamo fare oggi per quanto riguarda i contributi, ma sicuramente siamo qui per un qualsiasi aiuto. Comunque vi ringrazio, ringrazio gli organizzatori e tanti complimenti per questa organizzazione, che sicuramente non è semplice. Grazie assessore. Ricordiamo, visto che lei citava lo Iadran, che lo Iadran è una delle due regionali qualificate insieme alla Servolana e all'amico Pozzecco. Ciao, mitico Poz. Quindi, Servolana e Iadran saranno insomma, le nostre portabandiere per quanto riguarda eh, la frulanità e Giulianità. Venezia e se no, Poz mi picchia. Eh? Guai se dico solo Furlan. Si vede che il nostro movimento è ancora vivo, anche a livello giovanile, quindi ne portiamo due. E abbiamo avuto altre, tipo la Falcon Star, che l'ha tolta fino in fondo. Poi, dopo, ne faremo da apripista anche da Scanio che con il suo movimento femminile pallavolistico farà una grande finale. del 18 femminile in tutta la provincia. Se non sbaglio, a Ascanio, Quindi, noi speriamo di portarti fortuna di aprirti un po' la strada. Quindi, in bocca al lupo anche a te, prima di dare la chiusura al Presidentissimo. Diego vieni un attimino come presidente dell'Ardita, come compagno di viaggio, come organizzatore, un saluto anche da parte tua, ricordiamo che come siamo in diretta adesso, l'hanno vista anche la comunità slovena probabilmente, eh? Eh, anche i tifosi lo iadran, eh, faremo tutte le partite in tv, tutte. E quindi è uno sforzo, oltre all'organizzativo, anche credo, di copertura mediatica per dare a questi ragazzi la giusta visibilità. Mi ha chiamato stamattina mentre venivo qua. Da dove, Francesco? Che società era pon Ponte d'Era, eh, per chiedermi il sito perché tutti si ridoneranno al bar, tutti i parenti per vedere sul in streaming le partite. Credo sia una bellissima cosa, no? Facciamo entrare la pallacanestro nelle case la facciamo vedere in tutta Italia anche chi non potesse o non volesse venire qua di persona a scoprire le bellezze dal vivo del nostro territorio. Quindi sia in tv che in streaming daremo copertura totale di queste partite qua sperando poi insomma di, di offrire un grande spettacolo. Diego a te. Beh innanzitutto porto il saluto del presidente regionale della FIP, l'avvocato Adami che non può essere presente ma ha delegato me eh, a portare il saluto. Eh, quindi ho una, un, do, un doppia veste di consigliere regionale e di presidente dell'Ardita. Come federazione eh, regionale il nostro incarico sarà quello di coprire tutta la, la parte riguardante gli ufficiali di campo, che saranno tutti i ragazzi della nostra regione, che noi come comitato regionale designeremo per le singole partite, mentre gli arbitri sono invece mandati dalla, dalla FIP nazionale di Roma. Come Ardita, devo dire, quando Davide mi ha proposto eh, di, di... tutto nato nel momento in cui l'Ardita ha preso la gestione del Pala Bigot, eh, che era il, il, 3, il 2 gennaio, sono dovuto tornare in anticipo dalle vacanze, vero Assessore? Perché se no qua si rischiava di chiudere tutto. Allora abbiamo detto ok, lo prendiamo noi, però lo prendiamo, dobbiamo anche farlo vivere in qualche modo. Eh, parlandone con Davide, lui mi ha subito proposto, senti, ne abbiamo le finali eh, eccellenza udine, perché non facciamo l'elita a Gorizia. Ci ho pensato un attimo è venuto gentilmente su il presidente Crotti al quale abbiamo fatto vedere gli impianti di Gorizia, sia il Pala Bigot che il Pala Brumatti sono stati subito promossi e allora abbiamo detto ok partiamo La tappa successiva è stata però un attimino ragionare su perché non espendiamo spendiamo a tutto il territorio vista l'esperienza la, 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 l'amicizia che ci lega con la città Falconstar ci siamo rivolti a loro anche perché l'unica volta che abbiamo fatto una squadra assieme siamo arrivati quinti in Italia no, a Bologna giusto con l'Under 17 quindi eh, abbiamo già un rapporto di collaborazione che ha dato anche i suoi buoni frutti si ricorda con Turelle e Candussi abbiamo perso di un punto contro la Virtus <ride> Eh, ecco, e quindi siamo, abbiamo trovato subito porte aperte anche a Monfalcone. Quindi abbiamo voluto espandere, come dicevate prima, questo eh, avvenimento, non solo sulla città di Gorizia, ma sulla provincia di Gorizia. Che secondo me eh, può, dare, può dare molto anche dal punto di vista turistico. Perché non dimentichiamoci che questi ragazzi vengono a vivere un momento. Per loro esaltante perché fanno una finale nazionale. Quindi, nelle loro teste, la provincia di Gorizia rimarrà un, un, comunque un, un bel ricordo. No? cioè già, già il fatto di essere qualificati, per loro è, è una festa, è giustamente il coronamento di un anno di sacrifici. Quindi, secondo me, è giusto abbinare appunto questo, lo sport anche al nostro territorio per pubblicizzare sempre più la provincia di Gorizia. Per come organizzazione non è semplice, ma insomma. Grazie all'esperienza di Davide ci stiamo, penso che ne verremo a capo, eh, seguirà poi a Scagno con la sua finale, infatti lui è qua per imparare, eh, che dopo toccherà lui con le finali nazionali Under-19 di pallavolo femminile e eh, anche quello del pallabigò, sempre in questa ottica di farlo lavorare il più possibile. Eh, e quindi ringrazio le, anche a Scagno della presenza. Ringrazio l'amico Franco Pozzecco che ieri è retrocesso, però ha voluto essere presente. Eh, quindi, eh, Maggior ragione, bravo, è una società, secondo me, è qualificata per le finali under 19. Hanno avuto il coraggio di far giocare ragazzi di 19 anni in C1. L'esito del campo è stato purtroppo negativo, però, secondo me, invece, hanno fatto un grande lavoro perché fra due anni saranno di nuovo in C1 con una squadra molto più forte di prima, con ragazzi giovani del vivaio, che è l'unico sistema per poter andare avanti e non chiudere da un giorno all'altro. Se adesso devi cambiare allenatore, non portarmi via da meglio, eh? se Sennò... no. <ride> Lui ha già capito, no? So, so cosa ha pensato. Bene, rilascio la parola a Davide, e in bocca al lupo ai partecipanti che ci vedono via streaming. E noi ci vedremo sicuramente sui campi. Grazie, Diego. Allora, salutiamo anche l'amico. Moreno Sfiligo è grande bandiera del basket golizzato, ma non solo. Vuoi dire qualcosa, Moreno? Al volo, dai, vieni anche tu un attimino, dai, ti rubiamo tre secondi. Possiamo dire che è anche una carica ufficiale o non si può ancora dire? Vai, ora presenta tu, non voglio, voglio svelare niente. Vai. No, no, dillo tu, dillo tu. Tu sei il nuovo presidente dell'UGG. Se non sono, sbaglio, sì, io da il 27 di aprile, se non sbaglio, sono il nuovo presidente dell'UGG. Sono contentissimo che poi alla fine questo giochino l'abbiamo fatto qui. Perché l'anno scorso io sono andato a Udine a vedere le finali nazionali juniores. Come sono entrato, ho detto a questo ragazzone qua: Ma fai queste cose sempre a Udine? Ti ricordi? Mi hai mescato, è vero. Allora l'ho chiamato, l'ho portato giù, l'ho messo vicino a quel signore là e poi sono andati avanti. E quindi abbiamo portato a Gorizia una bella cosa. E sono contento anche per Ascanio, per Ascanio perché una finale nazionale eh, di questo livello. Quello che diceva prima Diego, dei ragazzi, io l'ho fatta, io l'ho fatta a Rimini nel, 1900... nel 1981, sono arrivato secondo, peso, ho perso contro Antonello Riva di un punto alla finale. A me Rimini, ci sono stato anche come giocatore dopo, ma mi è sempre rimasta nel cuore per questa esperienza. E. Credo e credo che questa manifestazione e la pallavolo siano due ottimi strumenti per portare delle persone a conoscere la nostra città, il nostro territorio. Quindi, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Complimenti al nuovo presidente, al nuovo assessore, a tutti, anche a me che sono nuovo, in bocca al lupo. Eh, buon lavoro. Grazie Moreno, grazie, complimenti. Allora Eugenio abbiamo fatto una bella carellata, tu sei il presidente di questa attività, Tutti ti sei preso l'onore e l'onere di darci questo incarico, noi cercheremo di essere come al solito all'altezza delle tue aspettative e ti aspettiamo domenica per la cerimonia di inaugurazione, ricordiamo 18.30 aperta a tutti al Pala Palabigot, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Moreno prima che mi dimentichi io credo che eh, hai giocato a Mestre. Eh, allenatore Ast, Gianni Asti, eh, una, una, una promozionina 1 che poi non, non si è concretizzata, se mi ricordo bene. Co a, un pelino, a un pelino, bellissimo campionato, e ci mancava molto poco. Eh, quindi, siccome io tifavo e tifo ancora per Venezia, ma anche per Mestre, eh, eri, eri uno dei miei beniamini. Bene, eh, dopo questo ricordo legato alla, alla, al passato, io eh, per prima cosa devo ringraziare chi ci ospita, quindi il Presidente della Fondazione, grazie per l'aiuto che lei e tutti quelli che collaborano e contribuiscono economicamente alla, a queste due finali nazionali per noi estremamente importanti e così come ringrazio eh, l'amministrazione la, la, locale, la provincia, devo eh, assolutamente ringraziare eh, l'amministrazione regionale perché eh, nella vecchia gestione mi auguro anche nella nuova gestione ci sia sempre stata molto vicina e ha dato sempre come dire del, delle risorse importanti a Davide e ai suoi collaboratori eh, perché grazie a queste hanno gestito non solo non solo gestiranno questi due finali ma con loro ormai siamo a non so, ottava, settima cioè abbiamo fatto moltissime finali nazionali quindi per noi eh, questa regione è una, è una risorsa importante, c'è stato un tempo in cui tutti ci dicevano ma com'è che ci portate così quasi ai confini del, dell'Italia, eh, però non ce lo dice più nessuno, sono, da dovunque arrivino sono tutti felici di arrivare qui, da dovunque arrivino soprattutto in questa finale Under 19 Elite che è quella che veramente mette insieme tutte le regioni d'Italia, perché mentre la finale che giocheremo a Udine eh, riunisce eh, delle società che hanno preso parte da subito a dei campionati extra-regionali, interregionali, eh, che si disputano su un territorio molto ampio e questo ovviamente richiede sia dei vivai organizzati ma soprattutto anche delle risorse e quindi quelli fanno capo diciamo, a, 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 a società che comunque hanno, hanno soprattutto dal punto di vista economico la possibilità di, di accedere a quel campionato, ma quest'altro che giocheremo qui è invece il vero campionato italiano Under 19. Eh, accedono alle interzone tutte le, le squadre, le prime classificate di tutte le regioni. Ci sono disputate la settimana scorsa le interzone, abbiamo le 16 finaliste e di 16 finaliste di, di qualità, perché eh, la ragione per la quale noi abbiamo portato quest'anno per la prima volta questo campionato a 16 squadre è proprio perché, ce lo ricordiamo tutti lo scorso anno, eh, quando per la prima volta eravamo arrivati da 4 a 8, io mi ricordo benissimo la finale, settimo-ottavo posto, accanita, e la squadra che ha perso, cioè i ragazzi della squadra che ha perso l'ottavo posto, piangevano. Allora, no, non è una cosa normale, neanche nel nostro sport, non lo è, soprattutto tra i maschi, no? Eh, cioè, vedere che ci tenevano talmente tanto perché. perché eh, per loro era la prima finale nazionale che disputava la loro società e chiaramente arrampicarsi più su possibile era, era il massimo dei massimi. Eh, non nascondo poi che nell'occasione c'è stato e ci ha accompagnato Andrea Capobianco per tutta la settimana, eh, succederà anche, anche qui, vedrà Antonio Bocchino settore squadre nazionali perché? Perché lo scorso anno Andrea Capobianco ha reclutato per la propria nazionale under 18 due atleti che ha visto eh, disputare questa finale. Quindi il fatto che i club più organizzati frequentino il campionato Under 19 eccellenza non vuol dire che, però, il, il, il meglio, come dire, dal punto di vista tecnico, sia esclusivamente lì. Eh, eh, ci sono società, eh, io ho visto delle interzone Under 19 la settimana scorsa. Ci sono delle società che hanno delle formazioni veramente agguerrite, complete, e per cui, anche dal punto di vista tecnico, questa sarà una finale veramente interessante. E quindi, eh, le partite mi immagino siano spettacolari. Lì c'è il roster eh, delle, delle squadre che vanno da, da My Life, che è Bologna, a Torino, poi La Fortitudo, eh, che però non mi ricordo, dove Roma. Roma. Eh, poi Pavia, vabbè, Iadran, le due squadre triestine perché il 25% della composizione del roster è del Triveneto perché ci sono le due squadre triestine. Ma poi c'è Marostica e c'è Virtus Basket Padova, che peraltro c'era già lo scorso anno. c'è Firenze, abbiamo che dire, Pontedera di cui parlavate prima, che è Toscana. Sì, insomma, c'è eh, di sicuro una, una, una presenza abbastanza diffusa, più diffusa rispetto alla finale Eccellenza. Noi quando facciamo una finale nazionale, il desiderio che abbiamo è quello non solo di creare le condizioni migliori per i nostri atleti e per le nostre atlete perché trovino come dire, una struttura adeguata e che trovino un'organizzazione efficiente, e questo qui l'abbiamo sempre avuto, eh, così come altrove in realtà, ma qui più che altrove. Eh, però ci sposiamo con il territorio perché è nostra intenzione anche far sì che quello che organizziamo diventi per il nostro sport anche eh, un modo di sposare il territorio e di creare le condizioni eh, alle quali accennavate voi prima, eh, che siano turistiche, no gastronomiche, di scoperta del territorio, ma ci piace anche far sì che tutta la gente del territorio venga a vedere i nostri eventi. Da qui l'idea che è nata per esempio con Davide da sempre, cioè, a noi piace che no, non temiamo voglio dire, di aggregare alla nostra manifestazione anche altri, altri eventi, per esempio succede a Udine, a Udine eh, non solo c'è il basket all'interno del Palafiera Neo costruito, ma dentro lì si giocheranno... Ehm, Gare di altri sport, così come sentivo qui che eh, anche nel Palabigotta arriverà la finale Under-19, ecco, eh, la nostra idea appunto, è quella di aggregarci ad altri e creare eh, una occasione per cui la gente del territorio si approcci al nostro sport, si approcci allo sport in generale, e, e si creino le condizioni appunto perché poi queste cose nel tempo eh, si perpetuino e, e che tutti ne ricavino il beneficio eh, che devono ricavarne anche quelli che investono economicamente appoggiandoci in queste attività. Quindi eh, che dire, io eh, mi auguro che eh, Udine, Gorizia, Monfalcone eh, il prossimo anno ci chiedono di fare il bis, anzi sono certo perché... Eh, conoscendo Davide, conoscendo eh, Falzari, conoscendo i loro collaboratori, eh, la richiesta che arriverà sarà sempre pressante, sarà sempre come dire, in aumento e sarà sempre più legata appunto alle, alle, alle cose che dicevo prima, cioè evento sportivo di grande qualità, evento sportivo che espose il territorio, evento sportivo che genera... Come dire, da, quasi da catalizzatore e movimento tra gli altri sport di altre discipline che assieme a noi hanno piacere eh, di, di, di essere presenti alla ribalta, di farsi vedere eh, agli occhi di tutti, ecco, a prescindere da, dal fatto che io ami la palla ganestro, la palla io sono sempre uno sportivo eh, a tutto tondo, mi piace vedere qualsiasi cosa, per me l'evento degli eventi sono le Olimpiadi perché riesco a vedere qualsiasi cosa che di solito non si vede, quindi vado a vedere qualsiasi cosa e come me credo... Tutti i presenti, quindi eh, mi aspetto una settimana bellissima e io sono contento di rivedervi di sicuro al Palla Grazie Davide, grazie a tutti voi. Grazie Presidente, siamo alla fine. Beh possiamo anche svelare che fra di noi c'è un accordo per farlo per tre anni, forse quattro. Quindi, Diego prepariamoci. No? Se, se poi Dio ci aiuterà a trovare le risorse come sempre, perché è durissima, ma soprattutto trovare le forze, perché. Io ogni anno dico che è sempre l'ultima, poi ne facciamo altri perché ci piace troppo vedere i, i ragazzi che giocano diventiamo matti. Quando tutto funziona vediamo i ragazzi che giocano a pallacanestro. Sarà una malattia, non è passione, è malattia. E poi penso che abbiamo detto tutto, no presidente. La putente sì. sui campi, ecco, ricordiamo dove abbiamo alloggiato le squadre perché è giusto, è una cosa anche un pochino nuova. E... Il villaggio Albatros si è reso disponibile a Marina Iulia, sempre questo discorso del territorio, quindi molte squadre troveranno all all'oggio lì. Abbiamo creato una sorta di villaggio olimpico, possiamo dirlo, no? Quindi crediamo di aver fatto una cosa anche in questo caso un pochino nuova. Quindi ringraziamo, non sono potuti venire stamattina, ma insomma si sono messi totalmente a disposizione anche loro. Direi che è tutto, Presidente, possiamo chiudere? Qualche domanda? Poz? Anche no. Mi raccomando, ci vediamo, ci vediamo lunedì mattina. Sei tu il capo delle. no eh? Sei tu il capodelegazione della tua? No, bene, quindi siamo a posto allora. Se no, se ce la... <ride> Vuoi, vuoi anche con i signori i contatti che avuto Lo scorso anno, vieni a dirlo tu Francesco al volo un attimo, vieni a tu. No, anche per rendervi l'idea, bravo, Francesco è l'uomo dei numeri della TV, io non sono bravo come lui. E così chiudiamo con i numeri. Diamo i numeri. Beh, diamo i numeri tanto per... Edizione della passata stagione, c'è stata la finale Elite, questa di Gorizia è stata disputata a Lignano-Sabbiadoro, la finale Andri 19 Scudetto è andata a Udine. In eh, due settimane di gara abbiamo avuto quasi 50.000 contatti sul sito web nostro che dava in diretta le, le partite e un totale di quasi 12 o 13.000 persone, spettatori, nelle due palestre in due settimane. Quindi questi sono i numeri che contiamo di migliorare per questa stagione noi ci proviamo sempre ad la alzare l'asticella grazie a tutti, grazie per la pazienza viva la palacanestro, divertiamoci, godiamocela e se qualcosa non funziona società mi rivolgo a voi, dateci una mano e non massacrateci giusto Diego? giusto Ceri? vuoi mettere la musichetta? allora chiudiamo con la musichetta, grazie a tutti ci vediamo domenica sera 18.30 palabigote, grazie al padrone di casa alla prossima